Ciao a tutti ragazzi, sono Savi Ultron e oggi sono tornato ragazzi con un video speciale perché sono tornato proprio ieri da una missione speciale a San Francisco. Infatti sono stato invitato da Call of Duty negli studios di Sledgehammer per provare tutta la nuova Season 1 del multiplayer di Call of Duty. Ovviamente l'abbiamo provata, l'abbiamo testata e l'abbiamo registrata. Infatti oggi vi parlerò della nuova Season e ovviamente vi mostrerò il gameplay del tutto. Eccolo qua. Questo qui, queste sono diverse partite fatte ovviamente a San Francisco con diverse armi e adesso vi spiegherò tutto quello che abbiamo provato, vi spiegherò ecco tutte quante le differenze. Allora partiamo subito col dire che questo non è il mio gameplay e adesso vi spiego perché. Iniziamo subito con un gameplay, comunque nel frattempo, sulla mappa Rio, con un RAM 7. Il RAM 7, tra l'altro, è una anche delle nuove armi, come anche, ovviamente, Rio è una delle nuove mappe. Questo non è il mio gameplay, perché ho avuto problemi con il ritorno da San Francisco. Praticamente avevo l'hard disk con tutti i video salvati sul bagaglio che ho imbarcato e ci sono stati più di 300 voli cancellati sul mio scalo a Monaco, perciò, ecco, ho fatto... Il viaggio di ritorno è durato circa 3 giorni e l'hard disk nei miei gameplay adesso si trova a Monaco, quindi immagino arriverà quando la nuova season sarà uscita. Però sono contentissimo comunque sia di aver provato il gioco e comunque sono contentissimo di potervi mostrare comunque sia le novità, le mappe e tutto quanto. Come vi dicevo, questa è la mappa Rio con l'arma RAM 7, che è un ritorno in realtà di un'arma già presente su Modern Warfare 2019, che ho trovato davvero molto molto forte. In questa build, che era la build di un progetto particolare del Black Cell, la vediamo con 20 colpi, però poi io nelle partite successive sono andato a vedere un po' la build e ovviamente l'arma base ne ha 30 di colpi, quindi i colpi sono praticamente gli stessi e sono curioso anche di vedere quest'arma su Warzone, però è stata molto molto forte, infatti lo vedrete ecco dal gameplay. Quindi oltre ovviamente a RAM 7 come arma nuova, vedrete in questo video anche altre armi venire utilizzate, tra cui l'XRK Stalker, che è un cecchino molto molto forte, infatti lo vedrete, che one shot nel 99% dei casi ed è una via di mezzo tra quello che è il CAT, che è già il cecchino che si trova presente adesso su MW3, che però one shot sempre ma è molto lento, ed è tra gli altri due cecchini che sono sicuramente un po' più veloci. Quindi è un cecchino veloce da utilizzare, che one shotta sempre e che quindi secondo me può essere davvero molto molto forte e soprattutto divertente da utilizzare per quickscope eccetera. Io personalmente l'ho utilizzato, lo vedrete anche nel gameplay, però l'abbiamo utilizzato senza accessori, perciò ovviamente non era nel massimo della forma l'arma, perché sicuramente si può accessoriare meglio in modo tale da rendere tutto quanto più veloce. Oltre anche al cecchino c'è una terza arma che arriverà subito con la nuova Season 1, che è lo Stormender, che è praticamente un lanciatore, si trova nella categoria lanciatori, che però non è fatto per uccidere l'avversario. Questa è la fine della prima partita e adesso partiamo subito in gunfight, che non è proprio un lanciatore che va ad uccidere i nemici, perché quello che fa quest'arma è praticamente distruggere nel proprio raggio d'azione tutti quelli che sono gli equipaggiamenti dei nemici. Quindi se ci sono Claymore, Bouncing Betty eccetera, questo va a distruggere gli accessori, cioè l'equipaggiamento, scusatemi, di nemico. Fa pochissimo danno al nemico, quindi può essere divertente da utilizzare. Magari si fa anche del danno del nemico e poi lo si può finire con la pistola, perché ecco, c'hai il lanciatore, la pistola accanto, switcha la pistola e puoi finire subito le persone così. Quindi queste sono le tre armi che arriveranno all'inizio della Season 1, però poi ce ne saranno altre due durante la mid-season. Questa invece è Gunfight, la nuova mappa di Gunfight, Training Facility appunto si chiama, perché è un luogo dove ci si allena appunto per sparare. È una mappa molto piccola, essendo una mappa che si gioca per il 2v2 gunfight. Come vedete, la modalità la conoscete tutti. A me è piaciuta molto, mi sono divertito tantissimo. Vi ripeto, peccato che non sono riuscito a caricare le mie partite. Tra l'altro ne ho giocate 2 o 3 e ho beccato tutte e due le volte contro Swag, che era presente lì con me a San Francisco. Altre novità che ci hanno detto da San Francisco:
Per quanto riguarda lo scudo antisommossa, adesso hanno reso chi utilizza ovviamente lo scudo antisommossa più lento. Quindi si diventerà più lento e quindi questa è una cosa molto positiva. Però allo stesso tempo non si ucciderà più con tre colpi di scudo, ma con due. Ovviamente per bilanciare la cosa. Ok, quindi questa è una novità che vedremo, che sarà molto importante sia sul multiplayer che su Warzone, che ci hanno detto. Oltre a questo ci sarà un cambiamento, che nel multiplayer un problema che molti hanno notato è che gli AR, quindi i fucili d'assalto, erano più forti degli SMG, quindi delle mitragliette. Quindi adesso loro andranno sia a nerfare gli AR che a migliorare, che a potenziare gli SMG per cercare di bilanciare appunto queste armi. Quindi questo è un cambiamento molto molto importante che andremo a vedere, sicuramente un inizio. Ovviamente la community aggiorna costantemente Call of Duty. Ovviamente loro sono sempre lì a vedere qual è la decisione migliore da fare, se continuare a nerfare gli AR, eccetera. Oltre a questo, un'altra meccanica che andranno a nerfare sul multiplayer, ma ovviamente su tutto quello che è il comparto Modern Warfare 3, è lo snaking. Infatti adesso lo snaking cercheranno sempre di nerfarlo un pochettino di più. Quindi praticamente quando avete un riparo davanti a voi, abbassarsi, alzarsi, questa è una meccanica un po' rotta, perché diventa molto difficile hittare l'avversario, ovviamente la persona che si trova dietro il riparo, ed è una meccanica che viene utilizzata ovviamente anche nel competitive, quindi loro sono in costante contatto con i player della CDL per cercare di nerfare tutto ciò. Questa invece che state vedendo adesso è la mappa Meat, che è una mappa, ragazzi, piccolissima, è super super divertente da giocare. Infatti in 6v6 è un fight costante. Adesso stiamo vedendo utilizzare il cecchino in questa mappa, che forse non era l'ideale, però intanto vediamo un signor quickscope. Vedete quanto è veloce per esempio quest'arma. Questa è la mappa più piccola, la più frenetica sicuramente da giocare, però io ho trovato tutte e tre le mappe belle. Anzi, poi a fine video ditemi secondo voi qual è la cosa che vi è piaciuta di più, se avete un'arma in particolare che non vedete l'ora di utilizzare, o se c'è qualche mappa in particolare che vi ha colpito, perché sono molto molto curioso di sapere anche la vostra a riguardo. Oltre a questo, altre cose che sono state aggiunte con la Season 1, che verranno aggiunte con la Season 1 in realtà il 6 dicembre, sono la Vest Assassino. Quindi è stata introdotta una nuova veste che appunto si chiama Assassin, che vi consente di avere costantemente Fantasma. Quindi non avete più bisogno di metterla come perk Fantasma, ma avendo questa veste ce l'avete. Ovviamente ci saranno anche dei contro, non potrete utilizzare qualcosa, però è una cosa, è una veste molto molto forte, che ti toglie questo pensiero di essere visto praticamente dagli UAV. Inoltre, altre killstreak che sono state aggiunte sono, infatti per i più veterani, per chi gioca da tanto tempo, sono lo sciame e l'empi. Ovviamente lo sciame, chi si ricorda, come per esempio su Black Ops 2, sono dei droni che volano per la mappa. Loro ci hanno detto tra l'altro anche davanti a tutti nella presentazione che sono tanti i droni dello sciame, perciò sarà una streak, da quanto abbiamo capito, molto molto forte. Sarà una streak molto molto forte che non vedo di utilizzare. E ovviamente allo stesso tempo hanno introdotto anche la score streak MP, che ti consente poi di andare a distruggere i droni. Quindi hanno fatto in modo da avere un counter a quello che è questa killstreak molto molto forte. Adesso andiamo a vedere la terza ed ultima mappa del multiplayer, perché abbiamo visto la prima Rio, la seconda, quella che abbiamo appena finito di vedere, Meat, che era la mappa più piccola, e qui abbiamo questa mappa Grease, che ovviamente, come potete vedere, è ambientata in Grecia, lo si vede ovviamente dall'ambientazione, e ci sono sia delle parti di mappa sulla terraferma che anche delle parti di mappa nell'acqua che andremo a vedere. Io sono rimasto molto molto contento, le mie impressioni sono molto molto contento della nuova Season 1. Ci sono stati diversi cambiamenti, diversi miglioramenti, e quindi anzi voglio ringraziare ancora una volta Activision per avermi invitato, perché ecco, partecipare a questo tipo di eventi e rappresentare l'Italia, ad essere l'unico rappresentante d'Italia, perché
diciamo, quindi a caricare questo gameplay in Italia sarò solamente io. Sono davvero molto molto grato, quindi voglio ringraziare ancora una volta Activision, e mi spiace, ecco, che c'è stato questo inconveniente nel viaggio di ritorno che mi ha fatto perdere i video e allo stesso tempo anche delle clip molto molto carine che avevo da mostrarvi, come per esempio una collateral in Quickscope, uno dei due morti, tra l'altro tra parentesi era anche Swag, perciò ci sono state sicuramente delle belle giocate, mi sono divertito molto, le nuove armi sono molto divertenti, non abbiamo avuto modo di provare le altre due armi che arriveranno in mid-season, come vedete tra l'altro qui ci sono anche skin esclusive che state vedendo adesso proprio in azione, perché magari avete visto delle immagini su internet delle nuove skin, delle armi eccetera, però poi vederle nel gameplay è completamente diverso. Adesso vediamo sicuramente le ultime kill, o comunque ci si prova. Il ragazzo in questione è un altro ragazzo che è venuto con me a San Francisco, e le ultime kill col cecchino. E nulla ragazzi, ancora una volta fatemi sapere cosa ne pensate della nuova season, se c'è qualcosa in particolare che vi piace. Ovviamente con l'inizio della nuova season potrete aspettarvi altri video sul multiplayer, su Warzone, su consigli vari, perciò il mio consiglio è quello di lasciare un mi piace al video per migliorare l'algoritmo e di iscrivervi al canale per prossimi video altrettanto importanti. Grazie a tutti quanti, grazie per essere lasciati passati, lasciate un mi piace e ci si becca al prossimo video. Sì.